sequestrati a Carboni a 125 kg di tonno rosso. L'operazione è stata effettuata dalla Polizia di Stato in un ordinario servizio di vigilanza stradale. Tratalias festeggia la nascita della Repubblica Italiana. Con un giorno di anticipo il Sindaco e il Consiglio Comunale hanno commemorato l'anniversario di domani, 2 giugno, alla presenza degli studenti della scuola primaria e di quella dell'infanzia. Parchimetro guasto, giunta una segnalazione in redazione. Il racconto di un'anziana signora di quanto le è accaduto giorni fa in Piazza Rinascita all'atto di pagare il parcheggio. Alessia Ucheddu è campionessa italiana. La giovane atleta ha conseguito il titolo a Roma presso il Pala Torrino, dove si sono svolte le finali nazionali di Kung Fu Wushu. Buon venerdì 1 giugno 2018 a tutti i telespettatori, ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. 125 kg di tonno sono stati sequestrati ieri dalla Polizia di Stato in seguito ad un ordinario servizio di vigilanza stradale. Vediamo il nostro servizio di Guido Cadoni. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato negli ordinari servizi di vigilanza stradale ha denunciato in stato di libertà un 55enne di Sant'Antioco per il reato di detenzione e trasporto di prodotti ittici di specie protetta e soggetta a tutela ai fini della commercializzazione. Nel dettaglio, una pattuglia della Polizia Stradale che si trovava in via del Minatone in località Carbonia ha fermato un autocarro per un controllo. Nel corso delle verifiche sulla regolarità della documentazione relativa al mezzo, i poliziotti hanno notato che l'uomo mostrava un atteggiamento nervoso. Chiesto il motivo della sua presenza nel comune, l'uomo ha asserito di trovarsi in zona per effettuare alcune consegne di tonno rosso. Esteso il controllo all'interno del veicolo, nel vano di carico è stata accertata l'effettiva presenza di diverse cassette in polistirolo contenenti tranci di tonno rosso per un peso complessivo di circa 125 kg. Il pesce, appartenente a una specie protetta e sottoposta a vincolo di tutela di cui è vietata la pesca, commercializzazione e il trasporto, era interamente sprovvisto di etichettatura. Il tonno rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Festa della Repubblica questa mattina a Tratalias con un consiglio comunale aperto alla cittadinanza, in particolare alla scolaresca locale, vera protagonista dell'assemblea civica. C'era per noi Guido Cadoni. Domani 2 giugno ricorre il 70° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Il referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946, indetto per determinare la forma di governo da dare all'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, decretò la fine della monarchia a favore della Repubblica. Per la prima volta in una consultazione politica nazionale votavano anche le donne. Risultarono votanti circa 13 milioni di donne e circa 12 milioni di uomini, pari complessivamente all'89,08% degli allora 28.5.449 aventi diritto al voto. I risultati furono proclamati dalla Corte di Cassazione il 10 giugno 1946. 12.717.923 cittadini favorevoli alla Repubblica e 10.719.284 cittadini favorevoli alla monarchia. Per commemorare questa pagina di storia, il sindaco di Tratalias, Marco Piras, ha convocato un consiglio comunale aperto, in particolare agli alunni della scuola dell'infanzia e a quelli della scuola primaria. Ma quindi da questo viaggio di istruzione è nata questa idea, che trovo molto carina, perché poi ce lo diranno loro cosa accade domani. Comunque sono i 70 anni della nostra Repubblica, si è deciso con un referendum, si è comunque scelto per la nostra Repubblica, e quindi ci racconterete qualcosa. Noi abbiamo voluto comunque fare un consiglio comunale vero, perché c'è la nostra dottoressa Fisci che sta verbalizzando, quindi ci direte voi qual è il ruolo del segretario comunale all'interno di un consiglio. Quindi do la parola agli attori principali. Proprio i bambini della scuola primaria hanno successivamente presentato i loro lavori in un lavoro coordinato dall'insegnante Daniela Massa. I bambini hanno studiato i primi 12 articoli che adesso illustreranno della Costituzione, perché sono i principi fondamentali che la compongono. Inoltre hanno fatto uno studio sul comune, sul ruolo della giunta, del sindaco, del consiglio comunale, andando ad analizzare anche il gonfalone e la
Andiamo a Giba perché ieri sera c'è stato un incidente stradale dopo le ore 19 nell'incrocio semaforico. Un furgone, mentre percorreva la strada provinciale 293, si è visto la carreggiata invasa da una Fiat Cubo che, proveniente da Sant'Anna Resi, con il semaforo spento non rispettava la precedenza. Per il furgone una violenta frenata e fine corsa contro il muro di un'abitazione sulla destra. Solo spavento per i conducenti, nessun ferito. Danni ai veicoli. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Giba che hanno anche dovuto regolare il traffico. Proprio dove si è fermato il furgone vi è una panchina, luogo abituale di incontro per gli anziani del paese, complice forse l'ora tarda, ma in quel momento fortunatamente non vi era nessuno. Cambiamo argomento. Domani 2 giugno alle ore 10 nella sala polifunzionale di Carbonia verrà esposta una copia unica della carta costituzionale stampata in Braille per ipovedenti e non vedenti. La festa della Repubblica verrà festeggiata in un modo del tutto inedito grazie ad una bellissima iniziativa promossa dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche, OPI, di Carbonia Iglesias, in collaborazione con il Comune di Carbonia. Alle ore 10, nella sala polifunzionale di Piazza Roma, verrà presentata ed esposta ai cittadini una copia unica della Carta Costituzionale, stampata in Braille in occasione dei 70 anni della Repubblica Italiana e donata al Capo dello Stato Sergio Mattarella lo scorso 14 maggio. La pubblicazione è stata curata dall'OPI in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi della sezione di Sassari. Un'iniziativa meritoria che abbiamo accolto con enorme piacere a dimostrazione dell'attenzione e vicinanza dell'amministrazione comunale verso i disabili sensoriali, ha affermato il sindaco Paola Massidda. All'iniziativa parteciperanno anche i membri della Consulta Handicap del Comune di Carbonia e diverse associazioni operanti nel sociale. Apriamo la seconda parte del nostro telegiornale con la segnalazione di una cittadina di Carbonia, un'anziana signora di quasi 80 anni che ha voluto raccontarci ciò che le è accaduto giorni fa in Piazza Rinascita a causa di un parchimetro fuori uso. Sentiamo. È giunta in redazione la segnalazione di una cittadina di Carbonia, un'anziana signora di quasi 80 anni che ha voluto raccontarci ciò che le è accaduto giorni fa in Piazza Rinascita. Sabato mattina, quando la signora ha parcheggiato la sua auto in uno dei parcheggi blu fronte poste, si è recata al parchimetro più vicino, ma era fuori uso, poiché, come altri parchimetri in centro, oggetto di atti vandalici, per i quali è stata presentata formale denuncia ai carabinieri. Sotto consiglio di un passante, dunque, ha cercato quello nelle vicinanze del mercato, ma non lo ha trovato, quindi a piedi ha raggiunto il parchimetro fronte INAM, pagando il tagliando alle ore 11:56. per poi tornare alla propria auto, trovando con sorpresa l'ausiliaria del traffico che alle ore 11:42 aveva già emesso la contravvenzione. La signora si è trovata così costretta a pagare la cifra di 28,70 euro. Non solo, la sera si è dovuta rivolgere al proprio medico per un malore dovuto, pare, all'eccessivo affaticamento, unito alla collera per quanto accaduto la mattina. Con ogni probabilità i parchimetri vandalizzati saranno sostituiti a breve, fanno sapere dal comune. Tuttavia, considerato il disagio di questo periodo e le relative conseguenze, un po' più di clemenza nei confronti degli automobilisti non sarebbe guastata. Soprattutto considerando le distanze tra certe zone blu e i parchimetri funzionanti. In questo caso, la buona fede dell'anziana donna purtroppo non è bastata ad evitarle la multa. Monumenti aperti domani e domenica 3 giugno a Bugerru, Iglesias, Sant'Anna Resi e Sant'Adi. La manifestazione coordinata da Imago Mundi giunge alla 22esima edizione. Guido Cadoni. Domani 2 giugno e domenica 3 ritorna Monumenti aperti. La manifestazione coordinata da Imago Mundi giunge alla 22esima edizione. In questo weekend nel Sulcis saranno Bugerru, Iglesias, Sant'Anna Resi e Sant'Adi ad aprire le porte ai visitatori per mostrare il proprio patrimonio culturale. Nell'anno europeo del patrimonio culturale, nel cui calendario Monumenti Aperti è inserita, la decisione di scegliere come tema cultura patrimonio comune è motivata dal considerare il nostro patrimonio artistico come memoria e come valorizzazione della diversità. Per questo ogni comune presenta un sito che sia testimonianza del nostro passato, ma con uno sguardo proiettato verso il futuro. Quel patrimonio materiale e immateriale che Monumenti Aperti ha raccontato negli ultimi 20 anni e che può essere riraccontato in prospettiva rinnovata per contribuire a cambiare il modo in cui le persone guardano a se stesse e agli altri
per rafforzare l'idea di inclusione e rendere esplicita la diversità nella storia passata, educando alla convivenza pacifica come risultato di un impegno rivolto all'accoglienza e alla comprensione reciproca. I monumenti saranno visitabili gratuitamente il pomeriggio di sabato dalle 16 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. I contenuti della manifestazione, corredati da informazioni sempre aggiornate, foto e materiale video, sono ospitati nel sito ufficiale www.monumentiaperti.com. Il racconto in diretta della 22ª edizione di Monumenti Aperti si svolgerà anche su Facebook, Instagram e Twitter, canali social nazionali della manifestazione. Si è concluso il progetto La Via delle Storie, destinatario del finanziamento bando Progetto Scuola, istituito dalla Fondazione di Sardegna per l'anno scolastico 2017-2018. Il progetto si è svolto presso l'Istituto Comprensivo Taddeo Cossu, scuola primaria e secondaria di primo grado di Sant'Anarresi e Teulada, a cura della compagnia La Cernita Teatro. Abbiamo intervistato la regista Monica Porcedda. Sentiamo. Il progetto La Via delle Storie, conoscenza di sé tra narrazione e teatro, è un progetto dell'Istituto Comprensivo Statale Taddeo Cossu e ha coinvolto 14 classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, sia del comune di Sant'Anarresi, che tra l'altro ha finanziato questo progetto, sia del comune di Teulada. Il grande finanziatore però che ha permesso di poter coinvolgere tutte queste classi è la Fondazione di Sardegna con il bando Progetto Scuola, che è partito l'anno scorso e che tra l'altro ripartirà anche quest'anno e che ha coinvolto diverse scuole di tutta la Sardegna. Questo progetto è stato realizzato in equipe da me, che sono regista della Cernita Teatro, e dalla mia collega Maria Giulia Cirronis, psicologa e psicoterapeuta della Gestalt, esperta in mediazione artistica. Domenica 3 giugno il quinto Motto Memorial Tiziana Scontus per ricordare la giovane di Carbonia scomparsa nel 2010. Ed è proprio il 3 giugno 2010 che una tragedia colpì l'intera comunità di Carbonia con la prematura scomparsa a causa di un fatale incidente stradale della giovane Tiziana Scontus, una ragazza piena di vita e con un'innata passione per le moto. Familiari ed amici, per onorare la sua memoria, organizzano annualmente un Moto Memorial a lei dedicato e ormai giunto alla quinta edizione. L'evento è stato organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Eracle con il patrocinio del comune di Carbonia. Domenica i motori romberanno in ricordo di Tiziana attraverso un evento che si annuncia molto partecipato, ha affermato l'assessore allo sport Valerio Piria. L'appuntamento è alle ore 9 con l'incontro dei partecipanti in via Manno e prenotazione pranzo. Si proseguirà alle ore 9:30 con l'intrattenimento a cura di DJ Angelo e alle ore 10 la Santa Messa presso la chiesa San Ponziano in memoria di Tiziana con la benedizione dei caschi. Il Comune di Carbonia informa che le parrocchie della Beata Vergine Addolorata, Santa Barbara di Bacuabis e Sacro Cuore di Gesù di Cortoghiana hanno organizzato per domenica 3 giugno la solennità religiosa nota come Corpus Domini, le cui celebrazioni cominceranno fin dalla mattina con la Santa Messa per poi avere il loro evento clou nel pomeriggio, quando partiranno le tradizionali processioni che si snoderanno lungo diverse vie di Bacuabis, Cortoghiana e Carbonia. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della processione del Corpus Domini, domenica 3 giugno è stata disposta la chiusura temporanea del traffico veicolare al momento del passaggio del corteo religioso in diverse zone della città e delle frazioni. Passiamo allo sport. Un'altra eccellenza per lo sport in Sardegna e per il Sulcis, l'atleta di Carbonia Alessia Ucheddu della scuola Hudang Taihe Kung Fu Carbonia, Sant'Anarresi. Nei giorni del 26-27 a Roma, presso il Pala Torrino, dove si sono svolte le finali nazionali di Kung Fu Wushu, si è aggiudicata nella sua categoria diverse medaglie, tra cui quella d'oro, diventando così neocampionessa italiana. Congratulazioni alla giovane atleta, campionessa anche dalla nostra redazione. E continuiamo con lo sport, un grande evento sportivo all'insegna della musica, del divertimento e della solidarietà. Domani, 2 giugno, sabato, in Piazza Venezia Cortoghiana, si svolgerà l'ottava edizione del Raduno dei Bikers, due ruote, motori e solidarietà, organizzata dall'ASD Cortoghiana Bike con il patrocinio del Comune di Carbonia.
Un evento a 360 gradi che prevede al suo interno il primo torneo di tiro alla fune tra biciclette e moto ed il primo concorso fotografico Fatti un selfie al raduno dei bikers tra biciclette e moto. I proventi della manifestazione saranno devoluti all'Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, Amicizia e Solidarietà. Un ricco programma che prenderà il via alle ore 7 per concludersi alle ore 17. Si inizierà con il primo concorso fotografico Fatti un selfie al raduno dei bikers tra biciclette e moto, per proseguire con il raduno e iscrizioni bike alle ore 8. La partenza per le escursioni invece è prevista per le ore 9. Il nostro telegiornale è concluso, io vi lascio come di consueto alle previsioni meteo per la giornata di domani, sabato e di domenica. In seguito andrà in onda Noas in Curzio, il nostro telegiornale in lingua sarda condotto da Guido Cadoni. Vi ricordo inoltre che questa sera alle 21 verrà trasmessa la seconda parte del Grand Prix del Mediterraneo, la gara di bodybuilding che si è tenuta domenica 27 maggio al Palazzetto dello Sport di Carbonia. Io vi auguro un buon fine settimana e l'appuntamento con il TG40 per le prossime edizioni. Arrivederci.